Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi faccio una recensione su una ciglia, detta anche bindella, perlomeno nell'esercito italiano io ho sempre sentito dire bindella, che serve per tenere il fucile. Questa che vi mostro oggi è una Magpul MS3. Made in USA, vedo un po' se si riesce a leggere, ha un costo di variabile, l'ho vista io perché ho preso tutto il pacchetto con il fucile, era già compresa, però ho visto il costo, varia da 75 ai 90 euro all'incirca, è molto robusta, potete vedere lo spessore. Poi in un altro video, se avrò modo, farò quella originale del Norinco, che è molto più sottile. Ha questi ganci o clip, se siete ferventi anglofili, anglofoni, come preferite, di acciaio, molto resistenti. Ha una fibbia per la regolazione. Questa che vedete invece, questa specie di è un manicotto sostanzialmente e serve per spostare la cinghia e conseguentemente il fucile nella posizione più comoda a seconda che si stia facendo un trasporto oppure se si stia maneggiando, insomma, per avere l'arma pronta. Questa in modo particolare è bivalente, e cioè può essere impiegata sia a due punti che a uno. Per chi conosce già un pochino come funzionano, sanno che c'è a uno, due o anche tre punti. Quella a tre punti, a mio parere, è quella più elaborata e anche un pochino più scomoda. Credo che invece quella ad un punto sia oramai lo standard per gli eserciti moderni. Questa in modo particolare è una delle più moderne che sono in circolazione. Adesso innanzitutto vediamo come va attaccata effettivamente all'arma. Per rendere più fruibile il video cercherò di mostrare prima come si indossa sul corpo la cinghia stessa e poi come si attacca all'arma in maniera tale che posso spiegare meglio i passaggi. Allora, innanzitutto bisogna cercare di mantenere questo esterno e quindi mantenere la linea in maniera tale che non sia storta perché sennò è scomoda. E si porta dietro al collo, facendo attenzione a che questo elemento qui con questo gancio sia dalla parte destra, poi vale anche dall'altro lato per i mancini eventualmente. Si passa questo dietro il braccio e viene a formarsi in questo modo. Già in questa posizione possiamo avere la cinghia ad un punto, e cioè agganciandola in questo modo, così. Il punto di aggancio sarà evidentemente questo. Abbiamo il nostro Norinco che già avete visto in altri video, facciamo il controllo di sicurezza, non ha il caricatore e il carburatore è vuoto. Ovviamente io trovo che sia un pochino stupido farlo ogni volta perché l'operatore sa e comunque l'operatore intelligente lo fa prima, però visto che poi i video devono essere istruttivi, in un certo senso didascalici, allora posso anche capire l'utilità, però io credo sempre anche un'altra cosa, cioè che a chi viene affidato una licenza, in questo caso un porto d'armi per tiro a volo, piuttosto che una licenza di caccia o quello che volete, non abbia necessità di
avere quei 10 secondi di video che ti mostra un'arma senza caricatore e con la camera di scoppio vuota. Però diciamo che è un vabbè, è un modo che oramai è entrato nell'ordine delle cose per chi fa questo tipo di video, quindi facciamolo, adeguiamoci, non costa nulla. Però torno a ripetere, è l'ultima volta che io mi auguro che tutte le persone che sono qualificate non abbiano bisogno. Comunque, ora abbiamo visto che è vuoto, che è completamente scarico, ecco, e il gancio va messo qui. In questo caso il clone dell'M4 ha tre punti di attacco, e cioè uno qua davanti, se si riesce a vedere, questo in mezzo e questo nel calcio. Per essere ad un punto va agganciato così. E l'arma rimane in questo modo, si può camminare, si può spostare di lato. L'utilizzo, come vedete, è estremamente pratico. Tramite questa fibbia qua si può stringere, quindi si solleva un pochino, se gradite che sia, dipende poi ognuno dalla sua utilità, da come ci si trova più comodo, in poche parole. Per avere invece la cinghia a due punti non si fa altro che staccare da questo gancio qui. Si attacca al gancio davanti e l'arma diventa a due punti. Anche in questo caso, secondo me, è un po' più scomoda, infatti non si usa quasi più. Grazie a questa manica, diciamo, questo manicotto si può girare un pochino, e adesso devo fare anche un po' di attenzione perché l'arma è pesante e ho il muro, vorrei rovinare il muro. Sì, io non mi ci trovo per nulla con questi qua due punti, però diciamo che c'è anche chi riesce a passare stando così come ambidestro. Però per me è molto scomodo, ci sono alcuni video che mostrano come si fa. L'arma può essere tenuta in questo modo. Ritorno operativa in questa maniera qua. Si riaggancia. Ecco qua. Questo è l'attacco Magpul, quindi ci sono altri video che sono anche più esplicativi del mio, fanno vedere tutte le posizioni possibili, anche un utilizzo per ambidestri. Io però adesso mi trovo molto scomodo, come avete visto, già solo con la posizione a due punti, quindi preferisco non fare cose che non sono in grado. L'attacco, come vedete, è abbastanza semplice, però bisogna conoscerlo perché altrimenti possono farsi degli esperimenti che
non corrispondono all'intento del costruttore, come deve essere effettivamente impiegato alla fine il materiale. Quindi io vi saluto e se volete ci vediamo al prossimo video. Grazie per la visione.